sta a contatto con la natura. E si abbellisce la natura, se mai è possibile. Progettare un giardino e fare in modo che diventi speciale. Mario ci è riuscito. Mario Pria, 49 anni. I cassetti dei sogni da realizzare sono pieni. Accontentarsi è una grande virtù. Mario, come sei arrivato ad aprire un'attività di manutenzione del verde? Sono arrivato attraverso la passione iniziale che mi ha spinto a scegliere un tipo di studio particolare. Mi sono laureato in agraria, dopodiché ho aperto un vivaio e ho svolto questa attività per una ventina di anni e alla fine sono approdato alla manutenzione dei giardini. Secondo te oggi il mercato offre opportunità per chi volesse intraprendere il tuo stesso tipo di attività? Ma direi di sì, certamente. È un mercato assolutamente aperto, basta che questo lavoro sia affrontato con, ritengo, con la giusta competenza. Investimento iniziale. Se uno dovesse partire adesso con un'attività di manutenzione del verde, quanti soldi servono? Ma mi sentirei di sbilanciarmi dicendoti, sparando una cifra, dicendoti 50.000 euro necessari ad acquistare le prime attrezzature, il furgone sicuramente e poi magari qualche attrezzatura, ecco, e all'espletamento di tutte le pratiche utili all'inizio dell'attività. Sai Valeria, da che cosa si riconosce una persona dal pollice verde? Da cosa? Dall'indice nero, perché è uno che lavora la terra e quindi usa le dita. Quali sono le 3 regole d'oro per aprire un'attività di manutenzione del verde? La prima regola, secondo me, è indubbiamente la passione. La passione è intesa come amore per le piante, amore per la terra, amore per la natura, che ti spinge poi a superare tutti gli ostacoli che ci sono anche in questa attività come in tante altre. La seconda regola direi che è la preparazione, indubbiamente, perché ritengo che nel mondo di oggi non si possa affrontare nessun tipo di lavoro senza una minima preparazione. E preparazione, quindi studi alle spalle possibilmente e poi tanta pratica prima di avviare un'attività. Terza e ultima regola in questo tipo di lavoro indubbiamente è la voglia di lavorare e di far fatica, perché la terra, come dicevano i nostri padri, la terra è bassa e quindi bisogna far fatica. Darsi alla manutenzione del verde, oltre a garantire il contatto con la natura che normalmente riduce i livelli di stress lavorativo, significa avere ottime opportunità di trovare lavoro. I manutentori del verde sono in continuo aumento e hanno continue richieste, no? Perché i parchi, le ville, i vari giardini crescono e ognuno ci tiene ad avere un giardino in ordine, la villa in ordine. E non sempre hanno l'attrezzatura, non sempre hanno i mezzi per poter fare questi tipi di lavori. Quindi è un'attività in crescita. I professionisti del verde in Italia sono circa 15.000, per una percentuale di crescita nel settore del 9% tra il 2009 e il 2010. La capitale dei giardinieri è Roma con 1.079 imprese, seguita da Torino con 635 e Varese con 550. Non è però un lavoro facile, diversamente da quanto si possa immaginare, e mettersi subito in proprio può non essere una mossa azzeccata. Prima deve avere una bella esperienza per fare questo tipo di lavoro, perché non ti improvvisi un manutentore del verde. Devi prima aver lavorato in un'azienda che comunque fa questo tipo di lavoro per farti la tua esperienza. Poi al limite puoi intraprendere la tua attività. Questo credo che sia la parte più importante, quindi professionalità, molta professionalità. Il lavoro come un ritorno alla terra, che è a musica per coloro che l'ascoltano, diceva Shakespeare. It's over.